di questo livello non era nemmeno nel conto del Movimento 5 Stelle, no? Eravate insomma 20%, ma nessuno avrebbe mai pensato che il 5 Stelle fosse il primo partito. Beh, gli attivisti che sono sul territorio da un anno, sì, certamente la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno. Guardavamo solo il trend degli ultimi anni, da quando siamo nati. L'anno scorso ci sono state le comunali e qui in Veneto abbiamo preso tra il 10 e il 12%, quindi era già molto buono. Un anno fa, in Sicilia due mesi fa abbiamo preso il 15, su una regione estremamente difficile e problematica, quindi il trend era decisamente in crescita. La risposta della gente la sentivamo sulla pelle negli ultimi mesi, non solo con i comizi di Grillo, perché quelli naturalmente sono la punta dell'iceberg, ma la sentivamo con i banchetti settimanali, domenicali, del weekend che facciamo su tutte le varie località. Abbiamo sentito, proprio percepito, un'empatia della gente sempre maggiore. Ecco, le fa un po' paura questo risultato, questa vittoria? No, paura no, mi avrebbe fatto paura una sonora sconfitta, mi avrebbe fatto paura. Vincere no, non fa paura. Allora, prima di proseguire, andiamo a vedere. Girotto, ecco, qual è adesso insomma la vostra intenzione? Siete entrati siamo con siamo in trepidissima attesa appunto di incontrarci con i colleghi del PD, del PDL, della Lega, di Monti. Siamo assolutamente... Beh, Grillo ha detto non voglio inciucci, però no? C'è da parte vostra la disponibilità ovviamente a ragionare su alcuni argomenti. Certo, siamo assolutamente propositivi e vogliosi di sentire le proposte, il dialogo che ci verrà proposto dalle altre parti, ci mancherebbe altro. Se Bersani dovesse venire in Parlamento con lui e altre forze politiche dicendo il governo farà, se ci sarà un governo, un decreto per modificare la legge elettorale, che poi dovrà essere convertito in legge dal Parlamento, voi su questo argomento andreste seriamente a confrontarvi? Siamo due anni che ripetiamo, valuteremo proposta per proposta, e siccome la riforma della legge elettorale è uno dei nostri punti in programma, se il Bersani o chi per lui venisse a fare questa proposta, assolutamente sì, è già nel nostro programma. Così come facciamo un provvedimento per il lavoro e... Anche questo è in programma, certamente sì. Senta, ma Movimento 5 Stelle, di fronte a questa situazione così molto caotica, questa così probabile ingovernabilità del paese, potrebbe anche mettere nel conto che torniamo a votare, ne prendiamo di più? Ma noi non facciamo questo tipo di ragionamento, torniamo a votare perché ci conviene a noi movimento. Noi il ragionamento che facciamo è cosa conviene al paese. In questo momento c'è una priorità che sono le PMI, le piccole e medie imprese. Hanno bisogno di misure urgenti per risollevarsi, perché le notizie sono pubbliche per tutti e la situazione è drammatica. Quindi io spero che ci siano degli incontri il prima possibile con le altre parti politiche, ognuno mette sul piatto le proprie idee per risollevare le PMI, e spero che troveremo una decisa convergenza su questo e approveremo delle misure urgenti. Questa è la mia speranza personale, ma è anche del Movimento, perché noi ce l'abbiamo assolutamente nel programma. Grillo è venuto qui l'8 febbraio, il giorno dopo si è incontrato con gli imprenditori locali qui e ha aperto un tavolo di dialogo sul quale stiamo lavorando, quindi è una priorità. Se le imprese si fermano, si ferma l'Italia, questo è matematico. Girotto, mi dice come insomma vi muoverete? Adesso lei ha detto io parlo per me, poi dobbiamo trovarci eccetera, però insomma è già partito un tantam, adesso ci troviamo, ci incontriamo, ci rivediamo, cosa succede da domani? Guarda, noi vorremmo parlare il meno possibile e fare, quindi aspettiamo ancora, lo ripeto, aspettiamo gli incontri con i rappresentanti degli altri partiti. Aspettiamo delle proposte concrete. Ma sono in programma questi incontri? Me lo domando, come una domanda per sapere, siccome parli di incontri con gli altri... Penso che non appena ci sarà la convocazione per tutti i senatori vecchi e nuovi, penso che i vari segretari si cercheranno e stabiliranno degli incontri. Se non dovessero fare, ci muoveremo noi. Perché è una notizia questa, perché lo stato attuale non mi risultava che ci fosse. Ma noi non intendiamo chiuderci in un'isola e farci i giochini tra di noi. Siamo in Senato, siamo coscienti che dobbiamo parlare con le altre forze politiche, il nostro compito è chiaro, vogliamo portare trasparenza, vogliamo eliminare i privilegi che sono assolutamente inutili e vogliamo fare politica concretamente. La prima priorità sono le piccole e medie imprese, se riusciamo a rimettere a galla quella riparte il ciclo virtuoso del consumo e dell'assunzione di personale,
e poi abbiamo un territorio da sistemare, un riassetto idrogeologico che ci porterà via i prossimi 20 anni, bonifica del territorio, ricordiamo che abbiamo un territorio in cui vengono fatte discariche a cielo aperto continuamente, anche di rifiuti tossici smaltiti illegalmente, ricordiamo che abbiamo un sistema finanziario che è altamente da rifare perché la finanza speculativa la fa da padrone. Ci sono molti temi da mettere a posto. Ecco, Girotto, mi dici l'Italia. Girotto, sentite comunque che avete una responsabilità in questo momento? Ma certo, certo, assolutamente sì. Se siamo qui è perché ovviamente vogliamo prenderci questa responsabilità. Io non aspetto altro che di parlare di cose concrete, non aspetto altro che qualche partito mi faccia per esempio una proposta sulla legge sul conflitto di interessi. Perché uno dei principali motivi per cui l'Italia è ridotta in questa situazione è che abbiamo troppe persone nelle alte sfere a livello dirigenziale che hanno palesi conflitti di interesse. Abbiamo centinaia di enti, centinaia di istituzioni in cui ci sono persone nominate dai partiti politici che hanno forti conflitti di interessi. Quindi io ripeto, non sono abituato a parlare molto, aspetto i fatti concreti, spero ardentemente che nelle auspicate riunioni a breve termine si parli anche di questo, perché è un'altra delle priorità, bisogna sempre risalire alle cause. È inutile curare solo il frutto dell'albero, bisogna curare il terreno su cui nasce, su cui cresce. E in questo momento abbiamo troppe posizioni dirigenziali che sono in palese conflitto di interessi. Dalla Duanna, abbiamo detto che, insomma, che il primo giro sarà di Bersani. Ecco. Lei si dovesse trovare di fronte a Bersani in questo giro di consultazioni, che cosa gli direbbe? Innanzitutto buongiorno. Ripeto, non sono abituato a parlare su ipotesi, su teorie. Noi adesso qui stiamo facendo tante. Ma non è teoria, nel senso che molto probabilmente, sicuramente se lo troverà di fronte. L'ho già detto prima, lo ascolterò con moltissima attenzione e anzi spero ardentemente che venga quanto prima questo momento. Noi adesso qui stiamo facendo tutta una serie di ipotesi, di lucubrazioni accademiche. Io voglio puntare molto più sul terra a terra. Io sono convinto che abbiamo un grossissimo problema di corruzione, di collusione in Italia. Ricordiamoci che abbiamo una criminalità organizzata che ricicla ogni anno 150 miliardi di euro attraverso i circuiti finanziari. Quindi sono cifre spaventose. Abbiamo una criminalità organizzata che ha disponibile cash, quindi in contanti, 80 miliardi di euro. Quindi ecco, gli chiederà che cosa fa per la corruzione, certamente che cosa, che come possiamo difenderci, perché è un'ipotesi altamente probabile che la criminalità abbia le mani su una parte della politica. Penso che la storia dimostrerà che nelle ultime legislazioni la criminalità organizzata ha avuto un forte peso, una forte influenza, d'altronde con la massa di denaro che si ritrova a disposizione. Quindi abbiamo questi grossi problemi di difenderci dalla criminalità, dalla collusione, di avere un circuito finanziario che abbia delle tecniche di difesa, perché in questo momento gli esperti maggiori di finanza nazionale e internazionale sono la criminalità organizzata, che ha spostato il suo metodo di riciclaggio preferito, che era l'acquisto di immobili, l'acquisto di aziende, l'acquisto di alberghi, ai circuiti finanziari, perché la cosa è molto più virtuale, è molto più semplice far perdere le proprie tracce. Ma macchina, Girotto, non deve essere un'impresa facile. I funzionari non aiutano, i ministeri non aiutano, no, è un muro di gomma. Ovviamente ci hanno già avvisato in molti, anche persone assolutamente imparziali, che questo sarà un grosso problema, ma noi avremo raggiunto già un grossissimo risultato solo nel fatto di esserci e di rendere il più trasparente possibile queste operazioni. La casa di vetro. Certo, quello che noi facciamo da anni è proprio portare fuori le informazioni. Siamo partiti con i comuni, con i primi consiglieri comunali, adesso siamo in alcune regioni, Emilia, Piemonte, Sicilia, quindi è già un grosso risultato esserci e fare in maniera che gli altri partiti sanno che siamo lì con gli occhi puntati, con le antenne sollevate e che trasmettiamo a raffica tutto quello che vediamo su internet, in maniera che la popolazione possa prendere possesso di queste informazioni. Non serve perché è tutto online, cioè le dirette in aula, commissione, è già tutto trasparente. Non serve la webcam perché non tutto parlo, in non parlo solo di ciò che è palese, parlo di meccanismi che magari sono sotto, che sono proprio nascosti. Chiedere a Girotto
2018, ecco, nella campagna elettorale, no? Campagna elettorale l'avete fatta, immagino, no? Cioè, siete anche voi usciti, no? Assolutamente. Non siete stati soltanto dentro la stanza, sì, a comunicare col web, non è un, no, anno che sono in, ecco, campagna. Voglio chiederle se appunto durante la campagna elettorale, durante questi mesi, insomma, in cui vi siete esposti maggiormente, avete incontrato, ecco, nella vostra strada, cioè avevate percepito che c'era questo, insomma, travaso di voti, soprattutto da parte di chi aveva votato Lega? Alcuni sintomi sì, li abbiamo percepiti, sì. Cioè, incontravate la gente, cosa vi diceva? Non votiamo più Lega, votiamo io voi, perché io mi ricordo l'episodio di una mattina d'inverno, sempre su un gazebo, su un comune piccolo, su una frazione piccola, si ferma una macchina, esce un elettore e dice: io sono un elettore della Lega, non ne voglio più sapere, dov'è che devo firmare? Questo me lo ricordo, viviva. Ma c'era una motivazione, perché la Lega ha tradito, perché la Lega... Beh, non è stato lì a dire una motivazione precisa, ha detto semplicemente non ne posso più, una frase di questo tipo, insomma, quindi stando in mezzo alla gente, sì, abbiamo avuto diverse esternazioni di questo tipo, comunque noi siamo molto molto contenti del fatto che in quest'ultimo anno la gente che ci segue è aumentata numericamente, perché noi siamo passati dalla fase del virtuale, quindi dalla fase di internet, a 2-3 anni in cui ci troviamo fisicamente, e quello che notiamo appunto fisicamente è che a ogni riunione c'è sempre qualcuno in più, ed è quello che vogliamo fare in ogni caso, perché il nostro DNA è proprio di informare. Noi abbiamo fatto moltissimi incontri che non avevano niente a che fare con la politica, niente. Perché quando parliamo di vaccini, la politica non c'entra niente. Se parliamo di finanza etica, c'entra marginalmente. Se parliamo di gruppi di acquisto, non c'entra niente. Se parliamo di difesa dei diritti dei consumatori, non c'entra niente. Se parliamo delle banche del tempo, non c'entra niente. Ed è quello che vogliamo fare. Adesso scordiamoci il fatto che le cose cambino velocemente. In qualsiasi società la crescita avviene solo con una crescita culturale. Ed è questa, è lenta. Quello che noi vogliamo fare sono soprattutto incontri e divulgazione culturale. Se questa cresce, crescerà automaticamente anche la partecipazione politica e la qualità della vita politica. Mi fermo ancora per un po'. Tu come mandi Girotto, Mitoci, che è commercialista, per voi non è un'anomalia questa, non è un'anomalia, perché poi il contenuto c'è stato integralmente riportato. Ritornando alle cose pratiche, le cose da fare, ricordiamo che in questo momento la voce di esborso maggiore che ha l'Italia è la bolletta energetica, che sono 65 miliardi di lire. E si ricollega col discorso che facevo prima sulla corruzione e sulla collusione, perché non ha assolutamente senso che noi continuiamo con un'energia basata sul petrolio. Sì, ma 12 miliardi sul per rinnovabili però? Scusi? 12 miliardi a spesa per le rinnovabili? Sì, teniamo conto che in questo momento un'industria che sta creando moltissimo lavoro è proprio quella delle energie rinnovabili. Sì, con i soldi degli altri però, Ma io andrei a studiare cosa hanno fatto in Germania. In Germania hanno scelto diversi anni fa di passare alle rinnovabili, andrei a chiedere se si stanno trovando bene o se si stanno trovando male. Io ho il vago sospetto che si stiano trovando molto bene, in questo momento sono i leader assoluti del mercato per quanto riguarda il fotovoltaico, le tecnologie dell'eolico, eccetera. Noi siamo estremamente indietro. Noi abbiamo messo in programma il fatto di poter dare l'8 per mille alla ricerca scientifica, per esempio. E noi, per noi il discorso delle energie rinnovabili e quindi anche il diventare non ricattabili, perché ricordiamo, in questo momento noi siamo presi con la corda al collo per quanto riguarda il metano che proviene dalla Russia, il petrolio che proviene dal Medio Oriente, e diciamolo chiaro e tondo, la maggior parte delle guerre che facciamo o direttamente o indirettamente dando supporto logistico e altro è per il controllo delle materie prime, diciamolo chiaro e tondo. Sì, non e è io che controllo la pubblicità, democrazia. Scusatemi. Il rapporto con la stampa com'è? Il Movimento 5 Stelle? Beh, non è, non insomma, è abbiamo visto delle situazioni che non sono state sempre proprio... Sì, no, non è un segreto, l'abbiamo messo nel programma, il fatto che vorremmo abolire i finanziamenti pubblici, che riteniamo appunto una cosa, non solo un privilegio ingiustificato, ma proprio un qualcosa che dà che distorce gravemente l'informazione, la falsifica proprio, usiamo i termini assolutamente papali, la falsifica proprio dei finanziamenti pubblici. Quindi naturalmente avremo della stampa contro, avremo della stampa oggettiva, avremo della stampa a favore. Ma continuerete a partecipare ai talk show?
Ma oddio, intanto bisognerebbe dare una definizione di cos'è esattamente. Vabbè, una trasmissione un talk tipo show, così, questo format. Perché Grillo me l'aveva impedito, sì, da questo, stati cacciati via alcuni di vostri. Ricordiamo ancora una volta che è la base che decide, per cui Grillo naturalmente ha la sua opinione. Ma infatti lei ottimo, viene... venire qui ha chiesto il permesso? Ma non è che ho chiesto il permesso. Cioè, ho chiesto... consultato? Sì, certamente mi ho consultato perché, ripeto sempre, noi siamo portavoce. Mi sono consultato anche per capire se ero io la persona giusta, perché io... non sono un politico, sono le prime armi, per cui posso anche come essere una persona sbagliata. Problemi? No, io direi che i problemi sono altri. Parlare così su uno studio televisivo comodamente seduti non è assolutamente un problema. Cioè.